sul terrazzone sede dell'Associazione Provinciale Artigianato ai piani di Bolzano, colazione con Herbert Fritz. I vertici dell'APA, con in testa il presidente Lanza e il direttore Pardeller, hanno invitato i giornalisti per una chiacchierata un po' informale con il presidente onorario dell'associazione di categoria, con l'uomo simbolo che per 20 anni ha guidato l'APA e che da 22 è al vertice della società di servizi per gli artigiani. Io devo dire che è stato un successo, molto impegnativo, perché per me all'inizio io ero in posizione di dire, io ero un idealista, però avevo anche i miei visioni per l'artigianato dell'Alto Adige. Siccome l'APA è la più grande associazione dell'Alto Adige per l'artigianato, vuol dire che lavoriamo per tutti gli artigiani, indipendenti dalla lingua, sia di latina, italiana o tedesca. Secondo Fritz, per un settore che rappresenta la colonna vertebrale dell'economia altoatesina, ci vorrebbe un pochino più di considerazione da parte della politica. Per me fa molto, però non è abbastanza. Dico sinceramente perché noi abbiamo quasi più di 90% delle aziende piccole, diciamo micro imprese si può dire, e queste logicamente le condizioni non sono fatte per le piccole e medie imprese, non sono fatte nella politica. E lì c'è ancora molto da lavorare. Io sono convinto che con la forza dell'APA sarà possibile fare un cambiamento. Ricordiamoci che 25-30 anni fa erano le piccole aziende nella nostra provincia che hanno creato il benessere di oggi. Allora, perché dobbiamo togliere se questo qua è il motore dell'economia?